oggi nuovo video, andiamo a testare insieme e a fare anche la recensione poi, perché sono prodotti comunque che ho già avuto modo di testare, perché li ho da un pochino di tempo, quindi facciamo tutto un unico video in modo che vi sia veramente molto più utile. Parliamo dei correttori Forever Skin Corrector di Dior. Io ne ho presi due. Ne ho presi due perché volevo una colorazione un pochino più rosa, un pochino più salmone per contrastare il colore dell'occhiaia e poi una più giallina, una con sottotono più giallo appunto per uniformarsi bene il mio incarnato per andare ad illuminare. Quindi le colorazioni che ho preso io sono la 1,5N e la 1W. Questo correttore praticamente promette di essere, aspettate che leggo in italiano che forse è la cosa migliore, ma c'è in italiano? Domanda da un milione di dollari, ma credo proprio di no, come al solito. Va bene, correttore 24 ore ad alta coprenza, cremoso, e ci dice praticamente che è un correttore anche idratante che va quindi a correggere, a uniformare bene le discromie, è adatto ovviamente anche per il contorno occhi, quindi ha, diciamo, racchiude dentro di sé tutte le cose che noi ci aspettiamo da un correttore, quindi la coprenza, l'idratazione per non seccare il contorno occhi, la durata, l'elasticità, tutto quanto. Io l'ho preso principalmente dopo aver sentito la recensione di Erichioba. Io mi fido tantissimo di lei, delle sue recensioni, quindi se vedo che un prodotto comunque da lei è approvato, anche perché è una professionista, di solito vado tranquilla e per questo ne ho presi direttamente due. Allora, questa era la confezione. All'interno ci sono 11 ml di prodotto e il PAO è di non lo so, benissimo, di 6 mesi. E questi qua sono i correttori. Hanno un pack abbastanza grosso rispetto a, ovviamente sono in linea con il fondotinta. Questo qua è il Forever Skin Glow di Dior. Questo qua è il 2W, è la mia colorazione, diciamo, estiva, tra virgolette. Vedete che adesso sarebbe un pochino scura. Ed è appunto il fondotinta. Quindi è in linea con il pack. E questi qua sono i correttori. Questo è quello più rosato, mentre questo qua è quello un pochino più giallino. Questo qua va bene adesso, ma andrà sicuramente bene anche con l'altro fondotinta quando andrò appunto a utilizzare la colorazione più la tonalità più accesa, no, più accesa, scusate, più scura, perché ovviamente il correttore va sempre un pochino utilizzato un pochino più chiaro. Allora, io cosa faccio? Utilizzo l'1,5N, quindi la prima colorazione, e la utilizzo prima del fondotinta per andare appunto a correggere il colore dell'occhiaia. Ne utilizzo poca e la utilizzo prima del fondotinta. Poi metto il fondo e poi, come ultimo step, diciamo, metto l'altro, cioè l'1W. E questa cosa veramente mi piace tantissimo. Il fatto sempre di metterlo prima del fondotinta l'ho comunque preso, diciamo, da Erichioba. Quindi lo vado a stendere poi con una solita blender. Quindi ne vado a mettere un pochino, non tantissimo, perché si apre molto bene, ma soprattutto, come vi dicevo, poi dopo vado con un altro colore, quindi non mi serve metterne tanto. E lo vado a stendere con la mia blender solo in questa zona qui, praticamente, come vi dicevo, solo nella zona più scura dell'occhiaia. Non lo porto dappertutto perché poi metto il fondotinta e gli do anche modo nel frattempo di asciugarsi un pochettino, ok? Quindi questo è il primo step. Poi vado sopra con il fondotinta per fare, avendo utilizzato Dior, vado con l'altro fondotinta di Dior, questo qui è ancora, diciamo, il pack, quello vecchio. Quindi Dior, scusate, Dior Skin Forever, la colorazione è la 015. Adesso è più facile, le colorazioni sono più facili perché hanno direttamente W, WN, quindi si capiscono meglio i sottotoni. Questo qua è un fondotinta che mi è sempre, sempre piaciuto, quindi l'ho sempre utilizzato. E lo vado a stendere con un pennello, però. Anzi, forse anche un pochino troppo, ha un sottotono neutro, anche un pochino troppo, avrei potuto prenderne uno più giallino, però allora questa è la colorazione che avevo provato e lo vado appunto a stendere. Normalmente, come essendo appunto tutti i fondotinta. Allora,
Intanto vi dico cosa secondo me di bello questo correttore. Secondo me questo correttore ha di bello, insomma, un plus è il fatto che sia comunque sottile. È per quello che riesco a stratificare, cioè a fare prima una colorazione, diciamo quella più rosata, e poi andare sopra con il colore quello lì più giallino. Se avesse, fosse un pochino più spessa come formula, non ci riuscirei. Allora, sulla fronte vado a stenderlo con la blender, vado a sfumare perché vedete che sulla fronte ho praticamente una tonalità in più del resto del viso. Perché? Perché praticamente passo le giornate di questa quarantena in giardino con i bambini, quindi sto quasi sempre con la testa piegata, perché siamo, non lo so, fanno i giochi, quindi io comunque guardo in giù oppure disegniamo, eccetera. E quindi praticamente, nonostante io abbia la protezione su tutto il viso, però la parte che prende più sole automaticamente è questa sopra, quindi qui sopra ho delle colorazioni diverse rispetto al resto del viso, quindi sono costretta a fare così. Vado, finisco di stendere il fondo e, come vi dicevo, avendo questa formulazione così fine, è veramente molto molto comodo da poter stratificare. Allora, una volta steso il correttore, vedete, stendere questi correttori ovviamente è un correttore costoso ma veramente molto performante, è molto facile perché è super elastico. Vado a prendere l'altra colorazione che ho messo qua, la 1W, e la vado a mettere, ovviamente ne vado a mettere un pochino in questa zona, anche stavolta senza bisogno di esagerare, perché come vi dicevo è un fondotinta comunque che ha una buona coprenza. Lo vado a mettere, se ho qualche discromia, qui ho una ferita quindi non è una bolla e non la vado a coprire per ovvie ragioni. E quindi torno con la blender e vado appunto a stendere. Vedete che si apre tra l'altro anche molto bene, quindi riuscite a portarlo in tutte le zone che volete. E la performance è veramente ottima. Adesso vi avvicino ovviamente per farvi vedere, però devo dire che è un buonissimo correttore. Adesso poi vedrete anche come si comporta durante il corso delle ore, però insomma devo dire che fa il suo lavoro molto bene. Questo è il correttore steso e non settato, ok? Come faccio spesso, chi mi segue da un pochino ormai lo sa, io non vado a settare il correttore, cioè vado a settare tutto il viso, continuo a fare il make-up e lascio il correttore lì da sé. Perché? Perché il mio contorno occhi non è secco, però tende ad essere abbastanza secco, e se io lascio stare il correttore, soprattutto quando hanno una formulazione come questa qua di Dior a lunga tenuta, il correttore mi si autosetta, quindi ogni tanto vi si può formare qualche pieghetta finché non si è completamente settato, ma vi basterà andare con un pochino di blender a ripassare. Dopodiché si fissa da sé e a me comunque non si sposta durante tutto il corso della giornata. Se dovessi sentire proprio l'esigenza di fissarlo, lo fisserei con il pennello da cipria, ma il pennello da cipria pulito, cioè una volta che l'ho passato su tutto il viso, quello che resta, quel poco che resta, magari vado un pochettino. Vi assicuro che l'effetto sulla vostra pelle sarà molto migliore se aspettate a settarlo, lo lasciate settare da sé, perché appunto resterà molto meno secco sul vostro contorno occhi sia adesso che poi lungo il corso della giornata. Poi ovviamente ognuno ha la propria pelle, vedete voi, però questo è il mio consiglio. Quindi questo è il correttore, vedete che è perfettamente sfumato, è andato a coprire quello che doveva coprire. Potrei anche aggiungerne un pochino se volessi, ma la coprenza questa qua secondo me è perfetta, è quella che utilizzo sempre, quindi lo lascio stare. Vado a settare il resto del viso, finisco il make-up e poi vi faccio vedere appunto come va a finire. Vi faccio vedere ovviamente l'orario, come sempre, se ce la faccio. Ragazzi,
Sì, eccolo qua, sono le 12:09, ok? Così vediamo appunto durante il corso delle ore quello che fa. Allora, eccoci qua, questo qua è il risultato, ovviamente una volta settato il tutto, una volta fatto contour e quant'altro, mascara, eccetera, vedete che nonostante io non abbia fissato il contorno occhi, comunque il contorno occhi è lì, non ha nessun tipo di problema. Ovviamente parliamo di questa determinata tipologia di correttore. Il correttore ovviamente la cosa potrebbe essere differente, anch'io magari un correttore che è più morbido comunque lo vado a fissare perché so che mi va via, però con questi qua appunto di Dior posso stare tranquilla. Stessa cosa con il Benefit, non lo vado a fissare perché tanto resta lì, oppure altri correttori che non vado a fissare, adesso non mi vengono in mente. Ah, lo Stay Naked per esempio di Urban Decay, perché so che comunque sono a lunga durata, quindi mi si autosettano e non ho bisogno di andarli a fissare. E quindi questo appunto è tutto il look realizzato. Come vi dicevo, ce l'ho dalle 12. Adesso vediamo appunto come si comporta nel corso della giornata e alla fine appunto vi dico la mia recensione finale, cioè cosa penso effettivamente di questo prodotto, ne vale la pena, non ne vale la pena e tutti i dettagli. Allora, sono passate 2 ore qualcosa, 2 ore e un quarto e questo è diciamo il risultato alla luce naturale. Mi sono messa appunto vicino alla finestra, alla luce del sole, e come potete vedere, insomma, è tutto sistemato, è tutto in ordine. Non mi è andato per niente nelle pieghette, non si è mosso, tutto tranquillo qui. Comunque il fondotinta resta bello lucido, anche il correttore comunque è luminoso, non è troppo opaco. E insomma, questa è la situazione. Vediamo appunto in questa giornata cosa succederà. Eccoci qua con il secondo aggiornamento, sono quasi le 17, si vede? Sì. E quindi sono passate 17:05 ore e la situazione è sempre la stessa. Ricordatevi che, come vi avevo detto, io non ho fissato nulla, ma il correttore è perfettamente lì. Forse qui un pochino il bronzer, boh, forse l'ho strusciato, non lo so, però per quanto riguarda base e correttore è tutto perfettamente in ordine. Faccia pressoché sconvolta, però insomma, ultimo check della giornata, capelli anche, cioè senza parole. Sono le 20:44, sono quasi le 21, quindi quasi 9 ore che indosso. No, l'ho messo alle sì, quasi 9 ore e vedete che ancora comunque la situazione è buonissima. Qui il fondotinta un pochino sta viaggiando, sta un pochino andando via in questa nella zona T, però insomma niente di che. Però vedete che il correttore è perfetto, non è andato nelle pieghe, non ha fatto niente di quelle cose brutte che potevano succedere, è veramente sbalorditivo, veramente. Allora, recensione finale di questo prodotto. Trovo che siano dei correttori veramente molto molto validi. Pregi di questo prodotto sono sicuramente il fatto di essere elastici, quindi comunque sia accompagnano i movimenti dei vostri occhi. Sono a lunga tenuta. Non vanno a seccare il contorno occhi, ma come vi dicevo, la mia accortezza è quella di non fissarli con la cipria. Se li vado a fissare con la cipria, ovviamente ci ho provato, anche se ne metto poca, comunque sia vedo che il prodotto è come se mi durasse. Lì per lì non mi va assolutamente ad essere secco, quindi lo vado a settare, non c'è problema. Il problema è durante il corso della giornata, se l'ho fissato con la cipria al mattino, comunque quando l'ho applicato, mi resta meno bello, meno elastico appunto col passare delle ore. Quindi, avendo visto questo qua, preferisco non andarlo a fissare. Coprenza, sì, sicuramente ho una buona coprenza, altissima forse no. Ho provato dei correttori che hanno una coprenza più alta, ma comunque hanno una coprenza veramente ottima, 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 sia sul contorno occhi che sulle discromie. Quindi, questo è fondamentale perché è un prodotto che potete utilizzare comunque sia per tutte le tipologie di problematiche per cui un correttore viene praticamente utilizzato, quindi lo posso utilizzare sul contorno occhio, un brufoletto lo metto, non c'è bisogno di utilizzare mille prodotti. Le colorazioni sono ottime, nel senso che si capisce bene ovviamente i sottotoni caldo, freddo, non c'è problema, c'è anche una vastissima scelta di colorazioni. Punto negativo forse è il pack.
perché è veramente tanto tanto pesante. Preferisco delle cose magari un pochino più fini, un pochino più leggere, insomma, da utilizzare, però insomma questo qua non è che sia chissà quale difetto. Per quanto riguarda la formulazione, sarò sincera, non ho trovato dei difetti da potervi dare, cioè non c'è una cosa per cui vi dico no, però per questo aspetto questo correttore non mi piace, veramente mi è piaciuto tantissimo sotto ogni punto di vista, quindi non posso che assolutamente promuovervelo. Mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questi correttori, quali sono altri correttori che vorreste vedere. Ne sono usciti tantissimi in questo periodo, soprattutto high cost. Quindi abbiamo il Luminous Silk, il Pat McGrath, il nuovo di Too Faced. Ci sono 100.000 correttori. Fatemi sapere quale vorreste vedere recensito, insomma, prossimamente dopo questo qua. Se il video vi è stato utile, come al solito, scrivetemi sotto nei commenti, fatemi sapere, mettetemi un like, tutto quello che volete. Se vi va, lasciatemi appunto un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.